questa gara 2 dell'Euro Formula Open a Monza, che ha decretato il titolo di Harrison Scott. Parte benissimo dalla nona pole position stagionale il pilota inglese di RP Motorsport, che contiene la rimonta di Ameya Vadianathan, mentre si gira Devlin De Francesco, cerca Nikita Troitsky di insidiarsi, ma verrà subito neutralizzata la corsa proprio per l'incidente col russo, dunque in difficoltà, non è riuscito a sfruttare al meglio la partenza. Scott invece riuscirà ad avere la meglio anche in ripartenza. Qui Fittie che scivola in fondo al gruppo, il confronto tra i piloti del Theo Martin con l'uscita di Tiago Vivacqua al contatto con Daniel Liu, pilota cinese della BWM, e il ritiro successivo del pilota portoghese, del pilota brasiliano, il contatto finale che mette fuori da giochi Ameya Vadianathan e Tarun Reddy. Nel frattempo era uscito anche Nikita Troitsky, che ha dovuto così dare addio alle proprie chance di lottare per il titolo. Rimonterà comunque sino alla sesta posizione il pilota russo. Harrison Scott vince la decima gara della stagione, riporta il titolo in casa RP Motorsport, il quarto nella Euro Formula Open. Sul podio Jannes Fittie, vincitore della classifica rookie, ed il finlandese Simo Laaksonen, nella gioia incontenibile della compagine italiana.